Oggi, 19 aprile, festeggiamo Santa Emma di Sassonia, vedova, morta nel 1040. Quello di Emma è nome femminile fresco e vivace, per questo assai diffuso, anzi in Germania è addirittura comune. E tedesche sono le sante di questo nome ricordate dai calendari. Abbiamo parlato ieri dei santi fratello e sorella citando il caso di San Benedetto e Santa Scolastica. Oggi potremmo aggiungere i nomi di San Meginberco, vescovo di Paderborn, e di Santa Emma, sua sorella. Emma aveva sposato poco prima del 1000 il conte di Ludger, ma rimase presto vedova e senza figli. Era ricca, giovane, bella, virtuosa, ma conservò per ben 40 anni lo stato vedovile come il più grande tesoro, la più preziosa delle sue ricchezze. Delicata e difficile, e per una donna la condizione di vedova, fedele ad un ricordo, ma priva di un appoggio, casta ma non vergine, sola ma non libera. Ogni sfumatura nel suo contegno può dar motivo di scandalo, come ogni parola può riaprire il dolore di una perdita lontana ma sempre presente. A chi sia cieco alla luce della fede e insensibile all'opera della grazia, sembra che essa viva soltanto, ma per sempre, di cose che non sono più. E se è difficile la perfezione nel matrimonio, ancor più ardua è certamente la perfezione nella vedovanza, perché maggiori e più sottili sono i pericoli. Ecco cosa diceva San Girolamo, acuto consigliere e conoscitore dell'animo femminile: la vedova, sciolta che sia dal vincolo del marito, non ha bisogno di altro che d'essere perseverante. Ma la sua veste, troppo dimessa, scandalizza qualcuno? Si scandalizzano piuttosto certi cristiani di quelle tali che si pitturano la bocca e gli occhi con la pezzetta e con altri lisci, le cui facce, ricoperte di bianco e deformate dall'esagerato candore, sembrano quelle di idoli, alle quali, se inavvertitamente esce fuori a caso una lacrima, scava un solco sulla faccia, e a cui nemmeno il numero degli anni può richiamare alla mente che sono vecchierelle, poiché, acconciandosi il capo con la chioma posticcia e forbendo la passata giovinezza nelle vecchie grinze, si atteggiano a tremanti verginelle in mezzo alla catena dei nipoti. E San Bernardino da Siena, arguto castigatore dei costumi medievali, predica: o che dirò di te, vedova, se tu sei giovane, splendida nel mangiare, delicata nel dormire, nelle usanze, né parlare o nelle altre cose atte a farti cascare mille volte il dì? Se giovane, fa che tu imbrigli la carne tua in discipline. Io voglio che tu impari a vivere come una religiosa, sii verace, dentro nell'anima tua. Vuoi marito? Va e piglialo, in nome di Dio, e spacciatene. Ma non ci avrai mai consolazione. Aunque, non ci vedi meglio che di rimanere vera vedova e servire a Dio in ogni modo che tu puoi, tutto il tempo della tua vita? E vera vedova fu Santa Emma, sopravvissuta 40 anni al marito, 40 anni di fedeltà allo sposo terreno, vissuti servendo e onorando Gesù, lo sposo celeste, onorandolo con la preghiera, con l'umiltà, con la castità, servendolo con la devozione, con la carità, con l'elemosina. Infatti, Santa Emma, erede di un ricchissimo patrimonio, lo amministrò nel modo più accorto e redditizio, distribuendolo ai poveri e donandolo alla Chiesa. Quando morì nel 1040, si era spogliata di tutto,
delle sue doti femminili e delle sue ricchezze materiali, ma si era acquistata la felicità infinita dei beati e l'eterna gioia dei santi, premio della vera vedova. Oggi festeggiamo anche San Timone, diacono e martire del primo secolo, San Geroldo, eremita e confessore del decimo secolo, e tutti i santi del paradiso pregate per noi. Amen. Thank you.